Ecco, il signor Cosimino Midrano sta facendo arrivare 10.000 lettere praticamente alle famiglie per discolparsi di qualcosa che riportano i giornali, non il sottoscritto. Io faccio il lettore su Telemondo Orlando, loro stanno scomodando prefetti in pensione, un commissario che è stato a fondi, un certo Nardone in pensione, un altro hanno scomodato un altro attempato generale a dire: oh, Mitrano è una brava persona. Noi sospettiamo, noi riportiamo solo quello che riporta la stampa, e se Latina oggi ha scritto questo articolo nella persona di Graziella Di Mambro, dove praticamente ha detto che lui non pretendeva i certificati antimafia dalle imprese che lavoravano a fondo, questo è un reato penale gravissimo e per il quale i magistrati non dormiranno. Lo perseguiranno, pensiamo noi, perché è un reato grave. In quelle 35 pagine della commissione Frattasi vi sono reati penali. Questo è detto da tutti gli avvocati penalisti d'Italia. Ecco, va esibendo queste prove a suo discarico, ma lui le prove, lui è stato interrogato dalla commissione d'accesso, lo avevano sospeso dagli incarichi pubblici, ha fatto ricorso al TAR, è un bravo avvocato di Gaeta, gli ha fatto avere la sospensiva, ma la sospensiva non significa discolparsi, perché da un momento all'altro la sospensiva salta, potrebbe saltare. Ecco, il candidato alla carica di sindaco di Gaeta del PDL, Cosimino Mitrano, vedete, al PDL hanno tolto Berlusconi, perché ormai il PDL si sta veramente sfarinando in tutta Italia, e ci hanno messo Cosimino Mitrano sindaco, cioè siamo passati praticamente da palo in frasca. Ecco, del quale si parla tantissimo nella relazione della commissione di accesso al comune di Fondi, sta esibendo in maniera ossessiva agli elettori di Gaeta la copia di una lettera a lui diretta dall'ex commissario del comune di Fondi, dottor Nardone. In tale nota, questi si profonde in una serie di lodi nei confronti del Mitrano per le sue qualità professionali, quale dirigente del comune di Fondi. Guardate, se leggete quelle note, quel curriculum scritto da lui, beh, lo proponiamo noi al premio Nobel, perché è veramente una persona di alto ingegno. Ecco, excusatio non petito, non petita, accusatio manifesta, dicevano i latini. Nessuno gli aveva chiesto spiegazioni che riguardassero la sua attività e i suoi percorsi di dirigente del comune di Fondi, e non comprendiamo le motivazioni di queste sue ostentate manifestazioni di bravura professionale, che vi assicuro non è capace di gestire nemmeno il parco Riviera di Ulissi. Ieri 1° maggio erano chiuse le polveriere, con un bando le abbiamo assegnate a una società e alla Riviera di Ulisse, anche con migliaia di euro che devono praticamente mantenere le polveriere aperte. Si erano dimenticati che era il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e migliaia di turisti che volevano visitarle. Ecco, l'unica ragione che ci viene in testa è che egli stia tentando disperatamente di far dimenticare quanto ha scritto di lui la commissione di accesso al comune di Fondi, così come riportato da Latina Oggi e il Fatto Quotidiano. Ecco, questo è l'articolo di Latina Oggi di Graziella Di Mambro, un articolo feroce che mette in guardia i gaetani proprio contro Cosimino Mitrano. E Latina Oggi non è il giornale di Antonio Ciano, né della sinistra né del centro, ma è un giornale di destra, però sta molto attento ai fenomeni malavitosi della provincia. A riguardo c'è da sottolineare il fatto che, mentre la lettera del commissario Nardone non ha alcun valore in quanto si tratta di una nota scritta da un ex prefetto in pensione e non dotato
di poteri investigativi e che quindi forse nemmeno conosceva il contenuto della relazione suddetta, quest'ultima è stata redatta da una commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato, da due ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da due viceprefetti in servizio e tutti dotati di poteri investigativi ed ispettivi. Ecco, perché il signor Mitrano non parla di quando ha scritto di lui la commissione d'accesso al comune di Fondi? No, di questo non ve ne parla. Che elencasse quelle pagine che parlano di lui, mandate, secretate al Senato della Repubblica, perché il comune di Fondi doveva essere sciolto per mafia. Ecco, il contenuto di questo è formalmente segretato. Ma la Procura della Repubblica di Latina l'ha acquisito per gli atti dei processi Damasco 1 e Damasco 2 e quindi prima o poi, trattandosi probabilmente di notizia criminis, sempre stando alle notizie riportate dai giornali, potrebbe procedere di conseguenza a suo carico. Così altamente auspicabile, se non altro, per fugare ogni dubbio su questo signore. Ecco, noi vogliamo la trasparenza, l'onestà amministrativa, vogliamo come è stata amministrata Gaeta in questi 5 anni. Non vogliamo ombre sui candidati a sindaci. Guardate, qua Gaeta sta correndo il rischio di cadere sotto la sferza di Fondi e di Formia. Abbiamo sentito il dottor Mitrano poco fa a un convegno all'Hotel Serapo, ebbene, candidamente ha detto ciò che Magliozzi aveva anticipato in un comizio, cioè ha detto no, il pontile da lì non si deve spostare, già aveva preso accordi col sindaco di Formia, il signor Mitrano, cosa riportate già dalla stampa. Ecco, questi devono eseguire gli ordini di Fazzone e di Michele Forte, gli ordini politici, altrimenti questi no, non servono ad amministrare, non sono proprio capaci. Ecco, ha formato 8 liste civetta per la sua candidatura a sindaco, ma non vincerà. Raimondi vincerà di nuovo le elezioni perché è persona culturalmente di un altro pianeta, sa parlare inglese, francese, spagnolo, in dialetto. Ma un confronto Mitrano con Raimondi non l'ha voluto perché si perderebbe proprio la sua consistenza, è uguale a zero, ecco, la sua consistenza culturale, a parte qualche vocabolo, governance, ma lui non sa che cos'è. Ecco, con questo ho voluto, ecco, questi sono capaci di fare questi volantini contro la mia famiglia. Io non l'ho mai attaccato, non ho mai attaccato la sua famiglia. Che ho conosciuto, no, che ho conosciuto, abitava a fianco a me a Via Indipendenza, la sua famiglia. Non l'ho mai attaccato perché non è da attaccare, è da attaccare il suo comportamento politico al servizio dei granducati di Fondi e di Formia. Ma i gaetani devono reagire a questo. Noi vogliamo diventare, siamo diventati la città, diciamo, guida per le liste civiche di tutta Italia, che si stanno proliferando a tutto spiano perché i partiti di destra, di centro e di sinistra ormai hanno raggiunto in totale l'8%, alle prossime elezioni politiche scompariranno. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione e a risentirci.